su Spettacolomania, Vincent Riotta, è un grande piacere, come stai? Benissimo, grazie, molto molto gentile, benissimo. Intanto complimenti per il tuo italiano, stavi dicendo prima a un collega che non lo parli bene, invece lo parli meglio di tanti italiani. No, spero proprio di no. No, grazie, no, faccio il meglio che posso. Io fino a 40 anni, parlo di 24 anni fa, non parlavo l'italiano, parlavo il siciliano stretto, siciliano, e basta. E poi ovviamente l'inglese, dove sono nato e cresciuto. Però sì, mi arrangio e faccio il meglio che posso. Però sbaglio ancora con quelle maschile, femminile, faccio delle gaffe delle volte che... Vedi, delle gaffe. Stavo quasi dicendo guarda, lascia perdere, comunque faccio questi sbagli e quindi va bene, dai. Vabbè, perché ovviamente tu hai origini siciliane, i tuoi genitori, vabbè, un po' come arancino arancina, no? Catania, Palermo, ognuno fa come vuole. Quello, infatti io ho la fidanzata catanese che praticamente si scannano per dire arancini. Allora, parliamo di Il meglio di te, questo film molto bello, interessante, con un'altalena proprio di sentimenti, uscito al cinema a novembre, adesso la Rai lo propone per il suo pubblico e devo dire che fa molto bene. Allora, si parla di perdono, si parla di amore, si parla di tradimento, si parla di malattia. Intanto raccontaci chi è Antonio. Beh, Antonio è un uomo che ha vissuto una vita, diciamo, movimentata, con tanti amori e diciamo ha provato di fare una vita da gigolò, di imprenditore, e poi si trova all'improvviso davanti, diciamo, una sfida abbastanza forte da superare, e quindi si rende conto per la prima volta che c'ha veramente, è arrivato il momento di fare i conti con tutti gli sbagli che ha fatto. E in questo momento, in quel momento che arriva, lui si rende conto delle cose che sono veramente importanti della vita, che non sono i soldi, non sono quelle cose che noi fatichiamo tutta la vita, ma si trova veramente in un momento dove dice: ma e allora che cosa mi rimane? Infatti la battuta per me, che la battuta del film è: cosa ti lascio? Secondo me, sai, arriva Dio ce ne libera un momento così, la prima cosa che pensiamo è di dire: ma che lascio alle persone che amo? E lui si fa questa, e il film parla di quello, e riesce a farsi amare e perdonare tutto quello che ha fatto, proprio perché apprezzano il fatto che lui veramente ha capito quello che è importante. E questa è una bellissima lezione per tutti noi. Che poi non è detto che chi tradisce non ami la persona che tradisce, non è sempre così, in questo caso non lo è. Diciamo, in quel momento che fa il danno non credo che ama la persona con cui sta, siamo sinceri, però che sbaglia e se ne può capire senza che arriva, diciamo, a questi livelli di cui il film parla, ci può arrivare il pentimento sincero, vero, dello sbaglio che ha fatto, ci può arrivare uno o una, e quindi il perdono è una cosa molto rara nell'umanità, il perdono vero, che è profondo, e questa cosa deve essere raro, deve essere una cosa che è preziosissima, che non è che solo perché dico quattro Ave Marie, capito, e tutto va bene, no, deve essere nella profondità dell'anima, e questa è la parte più difficile per tutti noi, di pentirsi veramente di cose. Prima lo devi riconoscere e poi dare quello che puoi. Tu nella tua vita, non voglio entrare ovviamente nei dettagli, ma hai più perdonato o sei più stato perdonato? Beh, la persona sempre pensa che perdona di più che essere perdonato. Essere perdonato, sì, penso di sì. Sono stato perdonato di varie cose, però non sono mai stato, non credo, ma vedrai che ora escono fuori delle scheletri dappertutto. Però veramente non credo. Ho provato sempre di fare la cosa giusta, diciamo così, come tutti noi. E poi devo dire che sì, ho perdonato delle persone, però sono siciliano. Una volta che il perdono non c'è, veramente non posso perdonare. Se c'è un vero senso di vabbè, credo che la persona se ne pente veramente, sì, poi lì devi. Quanto sei legato alla tua terra, alla tua Sicilia? Guardi, veramente sembra che lo sto dicendo perché, sai, il classico straniero che si trova in Italia deve dire la cosa giusta.
Io adoro l'Inghilterra perché gli devo tutto, sinceramente, il mio gusto, sai, Royal Academy, tutte queste cose che ho fatto, però il sangue è il sangue, non c'è niente da fare. Io sono cresciuto come siciliano doc, sai, andavo a scuola con i panini con le melanzane, l'aglio, tutto, capito? No, i pennelli erano da Palermo, no? I miei sono entroterra della provincia di Caltanissetta, quindi c'era un altro tipo di cibo, però era sempre la cosa che gli inglesi non avevano mai capito. Infatti ho dovuto fermare, andare a scuola con questa roba perché mi dicevano: ma che ti mangi? Poi la puzza dell'aglio, ora si mangiano tutti il curry lì, tanto per dire. Siciliana anche Maria Grazia Cucinotta, com'è stato tornare a lavorare con lei dopo tanti anni? Dopo 20 anni, che il primo film che ha fatto dopo Il Postino era quel film che ha fatto in America, abbiamo fatto i protagonisti insieme, e mi sentivo molto protettivo già, perché capivo che, sai, c'erano le squadre che giravano. Poi non l'ho vista per un 20 passi anni e all'improvviso abbiamo fatto 2 film proprio per caso, uno dopo l'altro nel 2023, una cosa incredibile. È una persona stupenda, Maria Grazia è veramente sincera, vera, forte, sai, quella forza non è una forza solo di, sai, ostinata, diciamo. No, è proprio una forza interiore che c'ha, e questa cosa è da ammirare, basta, io, come una sorella. Spettacolo Mania, ciao da Vincent Riotta e grazie per l'intervista, sei stato molto gentile.